Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Coromon. In questo gameplay che sto portando, in questa Let's Play Blind Run, perché lo sto giocando insieme a voi, siamo ora arrivati nelle grotte di Vermeer, se non ricordo male. E stiamo affrontando queste grotte. Tra lo scorso episodio e questo sono andato a curarmi Coromon, come vi avevo detto, ed ora sono tutti belli in salute. Pronti per affrontare questo allenatore, questo misterioso tipo che è qui dentro in questa grotta da solo, e mi sembra strano. Perciò io vi ricordo subito di lasciare un bel mi piace al video, di commentare, di iscrivervi al canale e di condividere questo video sui vostri social per far conoscere Coromon a quante più persone possibili. Andiamo, non so che Pokémon potrebbe avere questo come primo, che Coromon potrebbe avere questo come primo, ma andiamo. Guarda, ecco com'è. Il corpo umano ha bisogno di riposare a intervalli regolari. Non sono per niente stanco. Inoltre il mio Coromon è molto più potente a terra. In che senso? A parte che ne hai 4. Kyreptil. Ok. Tipo terra lui, eh. Tipo terra. Switchiamo immediatamente. Oggetti. No, anzi, squadra. Proviamo a far così. Mandiamo da terra. Tra l'altro, cioè, aumentano di parecchio i livelli dei Coromon degli allenatori, eh. Taglio profondo. Dovrebbe reggerlo. Usa. Voglio vedere quanti soldi gli fotto. Beh, non tanti in realtà. Ma scusami. Ma perché fa così male? Perché fa così male sto coso? Ma che attacco ha Kyreptil? Ma poi tra l'altro non dovrebbe evolversi a un certo punto lui. Cioè, esiste la sua evoluzione. Skuldra mi sembra si chiama. Si chiami. A meno che siano due linee evolutive diverse e le ho confuse pensando fossero insieme. Addio Kyreptil, è stato bello conoscerti. Ha pure resistito, ma è fortissimo come statistiche questo Coromon, eh. È fortissimo. Sheartooth. Ok. Colpo pesante. Subirà, cioè tankerà il 40% di danno. Però gli abbiamo fatto un colpo critico. Ma però, per non essere molto efficace mi ha fatto un bel po' di danno, eh. Questo dovrebbe bastare, esatto. Però io non vorrei far prendere tutti questi punti esperienza a Duke Claw, che non gli servono più. È già abbastanza alto. Lunar Wolf, questo conviene eliminarlo con spruzzo. E addio. Non conviene mettere dentro il nostro Lunar Wolf, o meglio il nostro Eclipsor, perché prenderebbe magari danno dalle mostre di tipo spettro. Tanto Ukla con il 48, risveglia parte del suo potenziale, suo attacco fisico di 2 e difesa fisica di 1. Dugterra ha risvegliato parte del suo potenziale, 2 e 1, così. Ed è il 41. Digmow, davvero? Ciao Digmow, è stato bello conoscerti. Niente, questo ha Coromon di tipo terra, per non si sa bene quale motivo. In una grotta piena di Coromon di tipo acqua. Cioè, ci credo che sia stato sconfitto. Per favore, non dirlo ai miei amici. Non smetteranno mai più di chiamarmi Gelaquad. Cosa? Va bene. Prendiamoci questo strumento, va. Torta combo L, buono. E anche qui c'è uno strumento invisibile. Essenza potente, ottimo, anzi. Forse essere chiamato Gelaquad non è così male. Secondo la Luxolis, è uno dei Coromon più forti in circolazione. Gelaquad, davvero? Teniamolo a mente, allora. Sarà il terzo stadio dell'evoluzione della gelatina che abbiamo trovato nello scorso episodio. Allora, cambiamo e mettiamoci lo scansione. E andiamo avanti. Abbiamo chi abbiamo davanti? Rhinobots, va bene. Va più che bene avere davanti Rhinobots. Coromon selvatico, ok. Anfibio. Potente? No, mi sembrava colori leggermente diversi. Ci prendiamo i suoi... Ma dai, ma che palle però! Ma colpisce sempre per primo questo attacco? Oppure il mio Rhinobots deve essere lento come una lumaca? E niente. Fibio è stato sconfitto. A questo punto...
Vediamo di prendere magari qualche selvatico per toglierci il veleno. Chimichal. Chimichella, guarda, volentieri ti uccido per prendere i tuoi punti esperienza. Ah, non ho visto che eri al 13. Beh, allora avrei potuto anche non farlo. Il primo Chimichell che avevamo trovato qui dentro era tipo al 32. Attacco speciale, PS, vai. Obiettivo sbloccato, buono. Poi andiamo un po' più avanti. Ah, qui abbiamo un allenatore, quindi meglio trovare un altro Cormon. Andiamo qui al sole. Vediamo se c'è qualcosa, no niente. Proviamo di nuovo. Qualcosa ha boccato. Buono. Ok, un Fiddly. Che livello è? 8. Ok, non ne vale la pena. Fuga. Un altro Coromon da prendere. Ok, qui c'è un po' di erba. Sicuramente ci sarà un Coromon che esce. Un Blitzboard. Bellino lui. Ecco, contro Blitzboard. Spinta corporea e addio. È super efficace, lo ricordo, eh? Il pesante contro il ghiaccio. E questo dovrebbe... No, la prossima dovrebbe guarirci dal veleno. Oh no, ok, questa, perfetto. Altro Cormon che non ci permette di andare a prendere la nostra chest, ma che noi faremo semplicemente fuga. Via. Non sei riuscito... Ma scusa. No, ragazzi. Mi è salito un po' lo zeb. Cioè, dopo questa cosa mi è salito un po' lo zeb. Fuga. Oh. Strumentino. Essenza repellente. Vediamo se c'è qualcosa qui intorno. Niente. Allora, qui sopra nulla. Ok, una scintilla. Uragano, ma noi fuggiamo, non ci interessa. Via. Qui. Ah, strumentino. Oro per 500, ok, e di là si va avanti. Quindi torniamo un attimo qui indietro. Un Fiddly. Sei di livello alto almeno. Sì, bene, allora ti faccio un bel fulmine. Così ci prendiamo un po' di punti esperienza, eh. Tac. Buono. Non sono tanti, ma sempre meglio di niente. Ok, possiamo scendere qui ora. E tornare un attimo indietro. Andare da questa parte. Potremmo battere quell'allenatore, ma dopo. Prima andiamo a prendere questo strumento. Protoattacco speciale, buono. Strumenti invisibili qui non ce ne sono. Guariamoci dall'avvelenamento. Combattendo un altro Cormon selvatico. Oh, un Jolly Jolly. Questo non ce l'abbiamo tecnicamente. Però lo ammazziamo. Ecco fatto. Ti dà un bel po' di punti esperienza lui, eh. Ti riprendi l'avvelenamento ora? Sì, perfetto. Possiamo andare a battere l'allenatore che c'è qui. Vai. So perché sei qui. Conosci l'antico detto? Il cocco è sempre più dolce sull'albero che non puoi raggiungere? Va bene. Un armadio. Va bene, fulmine. Addio. Rhino balza al 45, mi va più che bene. Svurmi. Ma che corbona questo, ma scusami. Altro fulmine. E addio. Oh, adesso tipo tira fuori un leggendario. Ti immagini? Ah no, era questi. Chi strofina la faccia del nemico nella sabbia, viene seppellito nella sabbia con lui. Ma cosa sta dicendo sto tipo? Ma guarda, fammi prendere questo strumento. Torta PSL, torta PL, torta combo L. Niente male. Niente male davvero. Strumenti invisibili qui non ce ne sono. Dammi un altro dialogo stupido. Ho un tantissimi antichi motti per quasi ogni situazione. Effettivamente è un altro dialogo stupido, gliel'ho chiesto io. Ok, proseguiamo quindi. Ritorniamo in alto. Vediamo se incontriamo un altro Coromon selvatico. No, perfetto. E si può andare. Quassù ci saranno degli strumenti nascosti. Contro lattina veloce e non c'è niente. Perfetto. Ok, siamo di nuovo nella grotta. Proseguiamo. Altro Coromon selvatico. Oh, uno Swampa.
Questo ci darà forse un bel po' di punti esperienza. Nubifragio non dovrebbe farci molto. Anche perché se non sbaglio è fisico questo attacco. E lui infatti la difesa fisica ce l'ha molto alta. La precisione diminuisce e non colpisce. Mannaggia lui però. Mannaggia a lui. Ok, evoca il monsone, non è un problema. Colpo di fulmine non ha colpito. Questo inizia ad essere un problema. Stai sprecando tutti i tuoi PE. Se mi avvelena adesso, guarda. Perché così? Cioè, certe volte c'è una sfortuna assurda e altre volte invece hai del culo senza senso. Non c'è un bilanciamento. Ok, Duterra al 42. Niente, mettiamo avanti Bearlis. A qui abbiamo una conquista. Tanto passa un'ambulanza, non so se la sentite nel microfono. Ok, tre frutti bear che non sono niente male. Sono sempre utili, insomma. Qui non sembra esserci nulla. Facciamo un'altra lotta così veloce nell'erba alta per guarire l'avvelenamento. Oh! Un Cacolou, davvero? Dammi un po' di esperienza, va? Ok, ben riposato, quindi assorbe del 40% il danno. Vediamo che danni gli facciamo comunque. Niente male. Luisa Illuminazione, che vabbè, non è un problema. E noi usiamo di nuovo. Qual è quello che ha più precisione tra questi? Valanga, quindi vabbè di Valanga. E addio, non voglio rischiare di fallire. È bello che sembra che lo porti via proprio l'animazione. Prendo un bordello di esperienza grazie a questo. Attacco fisico e difesa fisica. Bearlis al 45, pace interiore sbloccato. Questo non è male, eh. Però aumenta il suo attacco speciale. No, beh, allora non ci interessa. Pensavo fosse quello che aumentava l'attacco fisico. Ok, proseguiamo. Anzi, un altro paio di lotte, così almeno l'avvelenamento se ne va e se incontriamo un allenatore possiamo combatterlo tranquillamente. Due Dampod. Fuga. Ok. Buono, ultima battaglia, così poi possiamo passare. Un Swampa, che aveva molta difesa fisica se non sbaglio, quindi usiamo una valanga. Dovremmo riuscire a shottarlo. No, non siamo riusciti a shottarlo. Doppio squarcio, ok, non ci fa così tanto male. Graffio, addio. Saliva appiccicosa. Cosa fa? Ci diminuisce la velocità, immagino, sì. Ok, buono, addio. Tanti punti, non mi lamento. Assolutamente. Ok, si è ripreso dall'avvelenamento. Possiamo proseguire ora. Vai. Qua vediamo un po' cosa c'è. Possiamo andare in alto. E qui c'è uno strumento, effettivamente, prendiamolo. Frutto gello, frutto Liux, ok. Anzi, frutto Liu, non Liux. E di qua non si può andare. Quindi si va per forza da questa parte. E si va qui sopra. Strumentino. Non c'è nulla qui. Vai. Solo il Coromon più carino per me. Basta guardarli. Cosa vuol dire? Sarà in soggezione. Hanno delle zampe così carine. Non vuol dire niente quello che ha detto. Avrà Blitzbird probabilmente lei. Ah no, Pughi? Ok. Mandiamo Ekliptor. Che magari può farsi un po' di punti esperienza. Bulletto gli abbassa l'attacco. Lui usa Incubo. Non dovrebbe farci molto. Esatto. Ci diminuisce la precisione. Questo non è molto buono. Punta fantasma, però dovrebbe fargli molto male. Esattamente. Raffio ferino, quanto ci fa? Scusami. Scusa? Ok, lo mangia anche lui. Questo colpisce per primo, quindi andiamo. E ci boostiamo di due l'attacco, ok? Cube Zero. Cube Zero. Usiamo un'altra punta fantasma con più 2 di attacco. Vediamo quanto li facciamo. Non male. Zampillo dovremmo reggerlo. Che buono. Vai, altra punta fantasma. E andiamo a più 4 di attacco poi. Buono. Fortissimo punta fantasma. Peccato che sto cacchio di Ekliptor sia fisico, cioè sia speciale. Bello Bitty Bolt, però. Ah, colpisce per primo.
Dai, proprio stronzo. Che stronzo. Tipo elettro, quindi mandiamo dal terra. E sabbia mobili. Addio. Ora non colpisci per primo, eh. Non colpisci per primo. Tra l'altro manco mi ero accorto che Dugterra va a 2 HP. Va bene. Però 43. Buono. Hai sconfitto Clio. Clio Makeup, è proprio lei? La tua squadra era piena di bruti. Non erano carini per niente. Ma questa, a parte che è body shaming. Però, boh, cioè. Allora, proseguiamo. Urge tirarsi un paio di cure, eh. Paio di cure qui da terra. Niente, il nostro Ecliptor, mi spiace per lui, ma se n'è andato. Ha scelto di fare questa fine. Ok, altro Coromon. Questa per me è la terza evoluzione di Lumon, che è fighissimo tra l'altro. Nel second graffio lo sciotto, se no lo catturo. Ah, mi paralizza. Niente, questi mettono sempre problemi di stato. Ok, buono, lo catturo. Con lo spinner elettrico, dov'è? Dovremmo averne tanti. Spinner statico, ecco qui. Buono. Diamo un'occhiata a sommario, certo. Beh, comune. Elettrizzazione, assorbe energia. Bush, cos'è Bush? Il Coromon lancia una tempestiva folata di vento. La potenza aumenta con la velocità del Coromon e diminuisce con la velocità dell'avversario. Ok. Gli attacchi super efficaci infliggeranno il 25% in più di danno extra. Ok. Lo teniamo. No. E lo inviamo al deposito. Ok, non è male. Non è male per niente. Ora però cambiamo ancora Coromon davanti, mandiamo lui. Là c'è uno strumento che andiamo a prendere. Hop. Fruttuochi. Quello per il mal di testa. Ok, non sembrano esserci altri strumenti. Andiamo da questa parte per prendere lui. Pinzetta con bolle. No, cos'è, scusa? Pinzetta con bolle? Cosa vuol dire? Tensili da viaggio. Non è qui, vero? No. Qui dentro? Vediamo. Mossa istantanea, coupon, gemma rossa, essenze. Qui è un vestito? Sì, è un vestito, pinzetta con bolle. È un cappello. Ok, va bene. Andiamo da questa parte per vedere se si va avanti di qui oppure no. Altro scansione, ma qui non sembra esserci nulla. Qua si va a prendere quello strumento. Ok. Mossa istantanea, assorbimento. Niente male, assorbimento. Ok. Qui sopra c'è qualcosa? Si va avanti da qui? No, c'è un altro strumento. E c'è un allenatore. Dai, proviamo a batterlo. Ai miei tempi dovevamo remare le nostre tavole. Queste nuove generazioni sono così viziate. Hai anche abbastanza forza nelle braccia per lanciare i tuoi spinner? Ma che boomer questo, Raymond? Fibio, guarda, ti faccio vedere la forza nelle braccia. Ti arriva un fulmine addosso che vedi. A parte che lui userà nube tossica, vedrai, ormai lo so. Ha un pugno di precisione, usa. Ha deciso di ricorrere ad un attacco un po' stupido. Fortunatamente per noi. Non ha colpito, oh. Cioè, sta cosa che non ci sono gli attacchi con il 100% di precisione mi dà un fastidio. Cioè, ce ne sono davvero pochi, la maggior parte hanno 90-95. Ok, Rhino balza al 46. Molbash. Tipo terra. Cambiamo anche noi, ovviamente. Squadra. E mandiamo Ukaclaw. Sono curioso di sapere se c'è un'evoluzione di Molbash. Valanga di pietra, dovremmo reggerlo. Esattamente. E addio, spruzzo. In teoria ne basta uno. Beh, così. Un bel po' di punti esperienza per tutti. Froshell.
Tipo ghiaccio lui, ricordiamolo. Tipo ghiaccio, spinta corporea e addio. Ottima mossa coverage per il nostro Wukaclaw questa. Perché il ghiaccio è super efficace sull'acqua, ricordiamolo. 49 per Wukaclaw. Fortissimo. Ho imparato a lottare. Hai imparato a lottare, ma non sai come remare? Ma che cazzo vuoi? Ma fatti gli affari tuoi. Oh, fammi prendere lo stesso strumento. A lui non ci parlo più perché è antipatico. Coupon 50%, niente male affatto. Conquiste. Vai, riscattiamo le lotte vinte. Buono. E diamo una curata veloce a Rhinobaz. Ecco fatto. Proseguiamo. Qui sopra effettivamente non c'è più niente da fare. Qui non possiamo passare, giusto o no? Andiamo allora. Torniamo di là. Qui non si può passare. Qui però sì. Sandrill. L'evoluzione. Questo è un tipo terra. Dobbiamo stare attenti. Ma andiamo a Wukaclaw. Potrebbe darci un bel po' di punti di esperienza lui, eh. E se non dovesse morire con il primo colpo, lo catturiamo. Granchio reale, cosa fa? Era un colpo critico? Mi ha confuso. Che palle. Vai, spruzzo. Se non muore lo catturiamo. E penso che non muoia con un colpo. Dovrebbe avere molta difesa. No, invece no, perfetto. Addio. Dammi un po' di esperienza però, eh. Sì. Ok, Wukaclaw confuso. Male. Di là penso si vada avanti, mentre di qui c'è uno strumento nascosto. Spinner marino, anche di sopra. Ok, tra i due sassini. Va bene. E qui abbiamo un allenatore. Un allenatore. Dobbiamo farci passare i problemi di stato qua, altrimenti non usciamo. Ci servono un paio di lotte così veloci. A tre? Va bene. Voglio fuggire da qui perché questi mi mettono il veleno sicuro. Fuga. Buono. Beralis non è più paralizzato e uno è a posto. Devo anche far uscire dalla confusione l'altro, altrimenti non lo posso usare. Cioè, spreca troppi PE. Ma ce la fai, eh? A trovare un Concoromon? Olè. Un altro Sandrill. Spero che si possa fuggire. Non so, lo sapevo io. Dimmi che non fa danno, buono. Si è solamente potenziato la difesa. Ok, scappiamo via. Ultima lotta. Contro Lumasect. Ok, un Concoromon di tipo elettro. E Wukaclaw non è più confuso. Possiamo andare a combattere questo allenatore. Vai. Violet. L'umidità e il terreno. Questo è il luogo ideale per coltivare i miei fiori. Se non fosse per i piantagrane come te, che calpestano i miei preziosi semi tutto il tempo. Ma cosa vuoi? Ma dove li hai messi, tra l'altro? Blazitur? Mai visto? Oh, è l'evoluzione di Mino, secondo voi? Quindi tipo fuoco. Ok. Dovrebbe prendere comunque parecchio danno da folata tempestiva. Proviamola. Effettivamente non l'avevo ancora vista. Niente male. Colpo di fulmine. Usami pure frenetico. Lo dovremmo reggere fino al secondo colpo. E poi addio Blazitur. Buono. 47 per Rhinobaz. Risvegliato il suo potenziale. Su così. E Dugterra al 44. Pioggia di meteoriti ha imparato. Speciale, attenzione. Però speciale l'abbiamo già. Potenza molto alta. No, ma non ci interessa. Troppo poca precisione. Dugterra ha risvegliato il suo potenziale. Attacco fisico, attacco speciale. Vai. Bello! Eccola l'evoluzione. Toravolt. Bellissima. Usiamo l'ispinta corporea. Non dovrebbe avere troppa difesa lui. Come io però non ho molto attacco. Aia. Ok, cambiamo poco. Cambia Coromon. Squadra, ma andiamo da terra. Bello però Toravolt, bellissimo. Lasciare vendicative. Non dovrebbe farci troppo male, esatto. Mi dà l'idea appunto di far più male se colpisce dopo aver preso un danno. Disco elettrico. Non ci fa nulla, giusto? Ah.
Ah, e non è molto efficace? Ma però. Forte disco elettrico. Perché il mio non l'ha imparato? Mentre il Sotorovolt sì. Ok, un bel po' di punti. E ora calpesti anche me? Che nervoso. Questi sono davvero tutti da prendere a schiaffi. Ok, proseguiamo. E si può andare finalmente quassù. Diamo un'occhiata ai Coromon. E qua devo curarli di nuovo. Dinobots. Vai. E Wukaclaw un po' anche. Oltre ad Agterra, un minimo. Altrimenti se lo mando in campo viene shottato immediatamente. Allora. Qui diamo un'occhiata agli eventuali strumenti. Ok, ce n'è uno lassù. Tac. Spinner sorpresa, buono. Qui ce n'è uno. Qui sotto. Ehi, girati, bravo. Torta PS, bene. E si può proseguire. Non ci sono più strumenti nascosti e andiamo. Oh, siamo arrivati a Vlamma. Un terremoto, un'eruzione? Per me è un'eruzione vulcanica. Oh, quel terremoto ti ha spaventato? Non preoccuparti, non c'è bisogno di avere paura. Quei terremoti si sono susseguiti spesso ultimamente, quindi dovrei semplicemente ignorarli per ora. Ma quello non è stato un terremoto. Ecco, appunto. Ah, c'è una ferrovia qui. Ehi, che diavolo era tutto questo? L'ingresso della nostra miniera è appena sparito. Come ci guadagneremo da vivere adesso? Che cosa sta succedendo qui? È una miniera, non è una ferrovia. Calmo, Leo. Era uno di quei terremoti. Ancora. Uno forte si è causato una valanga. Non penso che prendere a calci la pietra possa servire a qualcosa. Mai visto una cosa del genere da quando abbiamo aperto questa miniera una dozzina di anni fa. Il vulcano è sempre più arrabbiato. Speriamo di non essere noi il motivo. Non siamo in grado di spostare questo masso a mani nude, neanche se ci mettiamo tutti assieme. Diamine, tutta la nostra attrezzatura da miniera è bloccata là dentro. Dimenticatela. Cazzato lui, eh? Cielo, temevo che prima o poi sarebbe successo. Abbiamo bisogno di un piano d'azione. Forse Sensei. No, quello è troppo testardo. Forse potrei spingere via il masso con il mio modulo spinta? Ma davvero? No, lascia stare, gentile straniero. Le nostre prospettive non sembrano troppo allettanti. Cosa vuol dire? Cioè, non posso provarci? A parte che appunto qui c'è uno strumento. 400 euro, ve li fotto pure. Voi che avete appena perso il lavoro, vi fotto anche i vostri soldi. Non posso provarci? No, davvero. Ok, effettivamente senso allora. Mettiamoci questo. Diamo un'occhiata anche un po' più sotto, non sembrano esserci altri strumenti. Parliamo con loro, vediamo di capire meglio la situazione. Se il tuo modulo spinta non funziona, dobbiamo pensare ad altre soluzioni, beh, mi sembra logico. Non ho idea del perché il vulcano sia così furioso ultimamente, noi ce l'abbiamo e anzi sappiamo per quale motivo, per via del titano, dell'essenza del fuoco. Non abbiamo fatto nulla di diverso. Una carenza di materiali per gli spinner manderebbe le persone nel panico totale, ma senza la nostra miniera è inevitabile. Shortage dei materiali? Hanno predetto lo shortage dei materiali? Gentile straniero, non proverai davvero a spingere via quel masso? Ma l'ho fatto! Ma scusami? Ma l'ho fatto! Allora, devo farlo da un'altra parte, devo farlo dal lato. Scusa, l'ho fatto. È inutile, quel masso è durissimo, non ho mai visto nulla di così solido. Per tutto ciò che è giusto e onesto, farò a pezzi questo masso con le mie stesse mani. State a guardare! Cazzatissimo. Grazie per averci provato, almeno. Non preoccuparti per Leo, vado a calmare quel ragazzo. Va bene, Lucy? Beh, non ha funzionato. No, sfortunatamente il modulo spinta non è abbastanza potente. Bisogna assolutamente frantumare quel masso, ma mi continua a tornare in mente. Dovremmo chiederglielo? Chiedergli? Di chi parli? L'uomo che abita da queste parti, il suo nome è Sensei. Una volta collaboravamo insieme e insieme abbiamo scavato questa miniera.
So che con la sua famosa tecnica spaccapietre, lui potrebbe frantumare facilmente questo masso, distrutto in mille pezzi, tipo baboom. Ma con Sensei ci siamo lasciati male. Dovremmo provare a chiederglielo di nuovo, no? Tentar non nuoce, giusto? Non credo in nessun modo che mi permetterebbe di avvicinarmi al suo dojo. In più, non ci parliamo più. Parla per indovinelli, quindi... no. Potrei provare a convincerlo io. Anche io ho bisogno che questa miniera sia aperta. Lo faresti per noi? Grazie, sarebbe grandioso. Nel frattempo posso cercare soluzioni alternative, sai, non si sa mai. Il dojo è lungo il sentiero che porta alla montagna, ad ovest della città. Prendi il cancello ad ovest, non puoi sbagliarti. E buona fortuna con quel vecchio strambo. Ok. Sono ancora una vecchia roccia, indietro Glacial. Sto cercando di rompere quella cosa a metà. Leo è impazzito. Ok, si è messo con il piccone. Potremmo stare qui tipo ore a vedere se ci riesce, ma non penso che vorremmo farlo. Non mi interessa quanto tempo ci vorrà per distruggerlo. L'unica soluzione è ridurlo a pezzi. Va bene, ora possiamo effettivamente spostarci, rimetterci il modulo per la ricerca degli strumenti nascosti. E lì ce n'è uno, infatti. E pensava, voleva. Frammento, minchia. Altro alla faccia dell'oggetto nascosto. Qui non si può entrare. Ah, qui si può passare sotto, va bene. Strumentino nascosto qui, nope. Ah, questo è il sentiero per andare al dojo, immagino. Credo sia quello, forse. O forse no. Qui abbiamo il nostro centro. E nessun strumento nascosto. Perché hai due toruga? È piuttosto raro, vero? Sono fortunata. Ho trovato non solo uno, ma ben due di questi adorabili toruga nella natura selvaggia. Quindi ora ne ho troppi. E il mio obiettivo è ottenere tutti e tre gli iniziali. Pensaci, quanti ricercatori duellanti possono dire lo stesso? Ho iniziato il mio percorso con Cube Zero, quindi ora mi manca solo Nibblegar. Allora, che ne pensi? Vuoi darmi un Nibblegar per un set completo? Ok, questa cerca Nibblegar, dovremmo ricordarcelo. Ma non c'è bisogno di ricordarcelo perché questo gioco ha un pratico. Nessuno strumento nascosto qui dentro, no, ok. Ha un pratico diario che tiene traccia delle missioni. Ok. Chissà che servizio c'è in questo centro addestratori sopra. Sapete che ogni centro addestratore è un servizio diverso. Vediamo qui cosa c'è. Il mio vecchio continua a trascinarmi fin qui solo per vederti e gareggiare Svurmi Rush. Ragazzi, non avete telefoni? Come? Ah, qui c'è uno strumento, prima di tutto. Frutto pomo. Ah, ok, qui ci sono solo dei videogiochi. Svurmi Rush. Ora inizia il divertimento. È il modo migliore per rilassarsi dopo aver addestrato il mio Coromon tutto il giorno. Mentre lui è impegnato a colpire il masso, sfrutterò l'occasione per superare il suo miglior punteggio. Ok, proviamo questo Svurmi Rush. Ah, bisogna saltare, immagino, basta. Ok, sembra semplice. Possiamo saltare anche molto più in alto. Ok. Molto più semplice di Flappy Svurmi, quello di inizio gioco. Alla faccia se sembra più semplice. Però inizia ad andare velocino. Ah, uno Slitherpin pure. Ok. Si inizia ad andare veloce effettivamente. Tac tac tac. Attenzione, pure purghi ci sono. Che volano a mezz'aria, quindi devono essere saltati molto più in alto. Io comunque li salto. Ah, questo posso anche non saltarlo, effettivamente. Finché stanno in alto. Ah, quello era l'albero, ok. I Buzzle ci sono? Ah, i Buzzlet si chiamavano quelli. Ah, e lì devo saltare nel mezzo. Ok, punteggio più alto 468. Vuoi provare di nuovo? Anche no, grazie. Ok. Ti si incrociavano gli occhi dopo un po', eh.
Dava talmente veloce il coso. Esploriamo un po' questa. Come si chiama? Questa cittadina? Mondo. Vlamma. E tutti i Coromon che ha li abbiamo già visti. Però possiamo prenderli volendo. Sì, questo l'abbiamo visto dall'allenatore. C'è l'evoluzione di Houndus. Houndas mi sembra si chiamasse lui. C'è l'evoluzione di Skeptile. Che non è Skuldra allora. È proprio un altro. Che Skuldra sarà l'evoluzione di Scarbon, effettivamente. Ha senso. C'è questo Coromon che penso sia Toruga. Potrebbe essere Toruga, non credo però no. E c'è il Mino, il classico Mino. Esploriamo un po', perché qui c'è il Pokémon Market. Sì, il Market, non il Pokémon Market. Nessuno strumento, va bene. Per adesso non ho bisogno di comprare, quindi non comprerò nulla. E quando lo farò userò un coupon per spendere un botto di meno. Di qui cosa c'è? Ovest, Vlamma e Dojo. Est, passo Frezia e Alavi. Ok. Ah, possiamo piantare. Vai. Piantiamo i nostri frutti berra qui. Tac. Pianta. Entriamo in questa casa. Sembra la casa dei minatori, c'è un piccone. Strumentino invisibile, sì, ce ne sono due là. Perfetto, uno qui. Torta difesa speciale. Piantiamo un frutto. Piantiamo un frutto berra anche qui. E uno qui, lì. Dov'era? Qua. Porta sabbia, va bene. Però possiamo salire. Vediamo cosa c'è quassù. Aha! Altro strumento invisibile qui. Essenza tossica. Uno strumento invece visibile. Un coupon 25%, ottimo. Salve, Lucy. Con la miniera fuori uso, la Luxolis presto sarà corto di materiali utili per produrre gli spinner. Una carenza di spinner. Quello sì che sarebbe il caos più totale, effettivamente. Effettivamente. Piantiamo altri frutti ber qui. Anche qui dietro. Vai. Così almeno quando vengo qui per vedere se i frutti ber sono maturati, mi basta vedere quelli giù sotto, fuori dalla casa, e al posto di entrare fare tutto il giro. Se sono maturati quelli sotto, saranno maturati anche quelli sopra, questi qui fuori. Ok, esploriamo meglio anche la città. Di qua c'era questo edificio che non avevamo ancora visto. Di qua si va al dojo. Mentre vorrei vedere anche questo edificio. Strumentini? Sì, uno qui. Frutto ber, ottimo. Ottimo. Salve. Questo lo prendo io, va bene? Torta PS. Forse possiamo scavare un tunnel su larga scala. No, aspetta, il territorio qui è troppo duro a causa del vulcano. Persino le scavatrici avrebbero problemi ad andare in profondità. Mi spiace. La tecnica spacca pietre sembra essere l'unico modo. Che pasticcio. Mi spiace, mi spiace. Strumenti invisibili? Forse sopra ne ho visto uno, sì. Qui. Oro, perfetto. Piantiamo altri frutti ber. Questa sarà la città dei frutti ber, ok? Pianteremo solo frutti ber qui. Per sempre. Ecco fatto. Altri strumenti invisibili qui? No, non sembrano esserci. Andiamocene allora da qui dentro. Ok, sembra che Vlemma, si chiami questa città, l'abbiamo esplorata tutta. Sembra di sì. Ok. I nostri Coromon sono messi abbastanza bene. Dobbiamo dare un frutto, anzi, diamogli direttamente al nostro Cliptor la pietra per salire di livello. O forse no, potremmo metterlo semplicemente davanti e fargli prendere i livelli combattendo. E chi è lui, scusa? Combatte come tutti gli altri. Quindi diamogli un frutto, Giuba. Ecco fatto. E via. Andiamo verso est, o meglio, ovest. Per arrivare al dojo. Sotterranei del dojo. E qui però ci fermiamo perché anche questo video finisce qui. Nel prossimo episodio arriveremo fino al dojo, presumo, e conosceremo questo fantomatico sensei. Perciò sono davvero curioso di continuare. Questo video finisce qui. Io ti ricordo di mettere un bel mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti.
la Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video!